Ciao, Jean-Paul. Ciao. How are you? Ça va? Non, je regarde les patins de frein. De aller. Oui. Pour le frein. Oui, on vous a donné encore trois prototypes. Oui. Comme ça, vous pouvez encore plus de tests. Et là, pour novembre, on va avoir les modèles définitifs avec le logo, tout ça. Hein. So, demain, c'est le commence dans. Oui, il m'a dit. Il m'a dit. Là, on va mettre aussi le cricket. Enfin, oui. Cric-cric-cric. On va changer aussi la pièce, ça peut être plus facile à régler. Parce que maintenant, c'est ça. Ah, mais. Chaud. Mais ça va. Avec le clic, c'est plus facile à régler. Oui, ok. D'accord. Tout ok. Ça, c'est bien. Questa macchina è stata creata con l'obiettivo di produrre al massimo la situazione della bicicletta e su strada. Il dato principale che si può avere da questo tipo di test è la distanza frenante in funzione della forza applicata alla leva, e questo permette di verificare non solo le prestazioni pure del freno, ma anche la sua modulabilità e la linearità della risposta al comando. Si confermano i valori, cioè di solito sono oltre ad aver fatto i test di laboratorio di comparazione di performance, adesso facciamo il test ulteriore su strada, dove verrà, diciamo, esasperato in tutti i suoi aspetti, perché domani nel Giro di Lombardia faremo discese della Valcava, poi faremo comunque anche altre salite e discese importantissime, e comunque fino ad oggi i risultati sono stati veramente ottimi sul punto di vista di performance di frenata. Addirittura siamo circa migliori di un 15-20% comparato ai nostri più agguerriti partner su quanto riguarda la frenata. Agile che dura. Feel the speed. Full speed ahead.